Buonasera popolo dell'internet e ben ritrovati qui a Pinte di Storia, la divulgazione storica per tutti i palati. Oggi qui fa un caldo mortale, siamo in piena estate e manca Michele, il nostro caro amico Michele da Crerola, che ha ben pensato di andare a Londra a rinfrescarsi un pochino. Però qui con noi abbiamo Antonio. Salve a tutti. Oggi parleremo della Turchia, vero Antonio? Sì. Perché praticamente ho molti amici turchi all'università che dicono che sono un pochino preoccupati per la situazione, sì, in un certo senso. Però vogliamo capire un pochino, oggi parleremo un po' di come è nata la Turchia, sì, 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 moderna, di quella di oggi. La Turchia negli ultimi anni sembrava che dovesse entrare nell'Unione Europea da un momento all'altro, infatti, e qua pure pieno di ragazzi turchi, eccetera. Sì. E invece adesso si parla addirittura di politiche neo-ottomane, con tutto quello che questo comporta. Però comunque, come stavi dicendo, oggi non parleremo della Turchia contemporanea, ma di come, quando e soprattutto grazie a chi è nata la Turchia. Ecco, siamo inizio Novecento, prima guerra mondiale praticamente, e ovviamente c'è anche il famoso Mustafa Kemal, detto Atatürk. Per chi non lo sapesse, Atatürk vuol dire padre dei turchi, infatti si può definire come il fondatore della Turchia moderna. Esatto, però non è che nasce chiamandosi padre dei turchi. Sì. Anzi, in Turchia non c'erano neanche i cognomi fino alla legge sui cognomi del 1934, quindi alla sua nascita si chiamava solo Mustafa, nel 1881. I cognomi, al posto dei cognomi si usava un sistema di titoli onorifici e soprannomi. Scusami. Nasce a Salonicco. Allora era più greco che turco, Antonio? No, perché comunque i genitori venivano dall'Anatolia, che è una regione della Turchia. Quindi nella giovinezza per gli studi ottenne il primo soprannome, che era quello di Kemal, cioè di perfetto per gli studi che fece, e rimase subito orfano di padre. Entrò nell'Accademia Militare, dove si unì il movimento riformatore dei giovani turchi, ispirati alla giovine Italia di Mazzini, che proponevano una monarchia costituzionale, e fu mandato a combattere prima in Libia nel 1911 e poi nei Balcani nel 1912. Dopodiché nel 14 inizia la prima guerra mondiale. Partecipa allo sbarco di Gallipoli, se non ricordo. Esatto, però lui non era da quelli che sbarcava. Lui difese dallo sbarco di Gallipoli insieme al generale tedesco von Sanders. Okay. E ottenne il titolo di Pascià per come condusse la battaglia, infatti fu respinto l'esercito alleato. Però l'impero perse comunque la guerra, come sappiamo. Sì. E il sultano firmò un trattato di resa incondizionata che Atatürk si rifiutò di riconoscere e fondò un governo parallelo, diciamo, che si chiamava alla sola Turchia, con capitale ad Ankara. Formò anche un'assemblea nazionale di cui venne nominato capo inizialmente, e da qui combatté contro l'invasione degli alleati in Anatolia e ad Istanbul, respingendoli e guadagnandosi il titolo di Gazi, cioè vincitore. Poi gli alleati, giusto? Esatto. Gli alleati furono costretti a indire una nuova conferenza di pace, nel quale venne sancita la nascita della Turchia moderna, con un'assemblea nazionale, capitale Ankara, e Atatürk eletto come primo presidente dell'assemblea. A questo punto inizia una serie di riforme enormi. Appunto, cioè, quello che ci interessa maggiormente sapere, vista la situazione anche della Turchia di oggi, vorremmo capire, dal punto di vista sociale, qual è la funzione di Atatürk? È una funzione, sì, di modernizzazione incredibile, perché intanto bisogna ricordare che lui fondò un partito, aveva un partito con il potere assoluto, senza opposizione, e quindi poteva praticamente esercitare il governo che voleva, ad esempio proibì l'uso del velo islamico nei luoghi pubblici, indisse il suffragio universale, la parità delle donne, proibì l'uso anche del turbante, perché ricordava il precedente impero. E costituì questo monopartito, con una piccola opposizione, fondato su 6 aspetti chiave, come nazionalismo, repubblicanesimo, rivoluzionarismo, nel senso che bisognava cambiare tutto e velocemente, e creò questo stato forte che è la Turchia moderna, arrivata fino a noi, e in realtà adesso sta appunto subendo. Si sta modificando un pochino, si sta modificando di nuovo, con Erdogan, sì, da questo punto di vista. Senti, ma io c'è una cosa che vorrei capire, dal punto di vista del genocidio degli armeni invece, giusto un cenno? Non è chiaro il ruolo di Atatürk nell'effettivo genocidio degli armeni o nell'insabbiamento delle prove, perché come periodo siamo lì, sono quelli gli anni, però non è chiaro quanto c'entri Atatürk.
Noi spero stiamo parlando di Ataturk. Ma come abbiamo detto, il suo nome in questo momento è Mustafa Kemal. Ottenne il nome di Ataturk nel 1934, quando fu fatta la legge sui cognomi, e l'Assemblea Nazionale per lui decise di onorarlo con questo cognome, padre dei turchi. Allora, Antonio, dopo aver raccontato questa bella storia, posso chiederti una cosa? Hai per caso qualche riferimento bibliografico da dare ai nostri ascoltatori? Beh, sì, libri su Ataturk ne sono stati fatti un'infinità. Diciamo che uno recente e buono può essere la biografia di Fabio Grassi, Kemal Ataturk, il fondatore della Turchia moderna. Mentre invece come film, se masticate l'inglese, cioè il sottotitolato penso che si trovi anche in italiano, c'è Mustafa, un film documentario del 2008, abbastanza fedele, abbastanza interessante, che racconta questa vicenda. Grazie Antonio per questi riferimenti bibliografici e filmografici, e arrivederci al prossimo rinfrescante sorso di storia con noi, Dipinte di Storia. Buona serata a tutti.